Ed eccoci di nuovo pronti per commentare una sfida importante tra Sboccea e Bugliaccari, valida per il campionato Ultimate della Centurion League. I capitani, a raccolta dal direttore di gara, hanno appena effettuato il sorteggio, batte per primo lo Sboccea e allora è appena iniziata la partita tra queste due squadre. Con un pallone subito riconquistato, attenzione, Bugliaccari che si portano subito in vantaggio. Una bellissima giocata, quella del numero 6, che con l'esterno del piede destro è riuscito a trovare l'angolo più lontano. Il pallone allontanato così e così dal portiere dei Bugliaccari, arriva subito il gol del pareggio. È riuscito a riportare i suoi in corsa dopo pochissimi attimi dopo il gol dell'1-0 avversario. Ancora Sboccea che trova il gol del vantaggio, questa volta da posizione molto molto defilata. Il numero 21 dei ragazzi in maglia blu è riuscito a infilare il portiere avversario sul primo palo. Ed inizia adesso il secondo tempo. Il Bugliaccari è sotto per 2-1 contro lo Sboccea. Attenzione però all'azione offensiva proprio dei ragazzi in maglia blu e fratino rosa, che trovano il gol del pareggio di nuovo ad opera del loro migliore marcatore, che questa volta è riuscito a trovare nuovamente il palo più lontano, ma con l'interno. Pallone sbagliato, attenzione alla disattenzione del reparto difensivo dello Sboccea, ne approfitta senza farselo ripetere due volte il numero 16 dei Bugliaccari, tripletta per lui in questa partita, non si ferma mai un demonio, questa volta potentissimo sotto la traversa e ce n'è ancora, sempre con il numero 16 cercando di imbastire un'azione offensiva, l'appoggio in orizzontale, la bella conclusione spenta dal portiere. Prova a uscire lo Sboccea dopo un periodo di forcing avversario. Il pallone giocato all'indietro e trova un'altra bellissima marcatura, il numero 4, un rasoterra micidiale che va a posizionarsi proprio nell'angolo più lontano. Si allunga il portiere, ma non basta. Rimessa laterale, Bugliaccari. La sponda che diventa un assist meraviglioso. Ne segna a un altro ancora il numero 9, mi sembra, questa volta per i Bugliaccari, portando nuovamente in vantaggio loro. Poi la conclusione dalla distanza, ma non c'è più tempo. Bugliaccari che portano a casa 3 punti importantissimi. Il risultato finale è di 4-3, una partita caratterizzata dalla tripletta del numero 16 dei ragazzi in maglia blu accesa, uno Sboccea che ha lottato tanto, ma che alla fine non raccoglie punti in questa giornata di Centurion League.